questa struttura, quindi il nuovo centro civico di Gavello intitolato a Matteo Serra, nostro compaesano scomparso purtroppo nel terremoto, sarà importante per Gavello, sarà il punto di ritrovo per le nostre feste, saranno organizzate appunto delle feste grazie anche alla cucina e al contributo ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Sarà un momento in cui, se per caso ci fosse opportunità di fare assemblee con il comune, possiamo ritrovarci qua. La struttura, di fianco anche un ufficio postale, quindi un servizio ancora in più per Gavello, è stato ripristinato dopo il terremoto. C'è una palestra, quindi per i giovani del territorio anche qua un punto di aggregazione. C'è la sede dell'Hauser, altro punto di volontariato molto forte. E la struttura potrà essere anche affittata a quelle famiglie, anche per i compleanni dei bambini. Ce ne abbiamo pochi, però è giusto darli in gestione anche all'esterno per chi vuole. Abbiamo due strutture, questa e quell'altra che è in via Rivabeni, che era il vecchio centro civico che è stato ricostruito per l'occasione. Ecco. Dopo 3 anni dopo il sisma abbiamo inaugurato il centro qua di Gavello, dove svolgeremo tutte le nostre attività per la frazione di Gavello. Dobbiamo ringraziare gli aiuti che ci hanno dato dalla Regione, dal Comune, per realizzare questa struttura. Noi questa struttura qua la adoperiamo sia per fare delle feste, per feste sociali, cene, tutto quello che serve alla frazione. Abbiamo gli uffici che vengono gestiti dall'Hauser, dal sindacato CGL e dal nostro comitato. Abbiamo la palestra per i giovani, e dove tutto cerchiamo di fare tutti i servizi per la frazione. Abbiamo due comitati, il comitato di frazione e il comitato forello. Il comitato di frazione che è nuovo, la presidentessa è Silvana Martini, nuova anche lei. Abbiamo 5 giovani su 8 persone nel comitato di frazione. Vuol dire che vogliamo che i giovani si avvicinino a politica, saranno loro a decidere, però per l'aiuto per la frazione. Il comitato Forever, facciamo tutte le feste locali, sagra, per Natale, così. Oggi abbiamo inaugurato il nostro nuovo centro civico, che è bellissimo, una cosa veramente meravigliosa, che noi era da tanto che speravamo venisse finito, ma nel frattempo eravamo in una struttura che il comune gentilmente ci ha fatto dopo il terremoto, dove lavoravamo là, però praticamente là non avevamo il nostro bisogno e ci arrangiavamo, ma pur di tenere su il nostro paese abbiamo fatto le nostre feste là e siamo riusciti comunque a tirare avanti benissimo. Qui abbiamo una cucina donata dalla fondazione, che è veramente grande, e ringraziamo tanto la fondazione della Cassa di Risparmio di Mirandola. E quindi adesso che abbiamo anche la nostra cucina, finalmente potremmo fare noi e arrangiarci, che per quanto riguarda la manifestazione del maccherone al pettine, che è già 2 anni che la facciamo, quest'anno, avendo la nostra cucina, speriamo di poterla utilizzare e stare a casa nostra e utilizzare la nostra cucina per fare il maccherone al pettine. E speriamo anche quest'anno di poter fare questa manifestazione qua a Gavello, perché era un progetto fin dall'inizio di farla come primo anno a Quarantoli, l'anno scorso San Martino, quest'anno si pensa di farla a Gavello. Beh, stamattina sono tanti i sentimenti che ribollono, perché c'è prima un sentimento di ricordo e di solidarietà per la famiglia Serra, perché qui noi abbiamo intitolato il centro a Matteo Serra, che purtroppo ha perso la vita sotto un capannone, quindi per il lavoro. Altro sentimento forte è sicuramente quello della rinascita, quella dell'idea che attraverso queste realizzazioni noi riconquistiamo quella serenità e quel futuro che abbiamo avuto spezzato col terremoto. Altro sentimento è quello di felicità, il vedere una comunità così felice nel riprendersi gli spazi, riprendersi, come dire, anche un percorso di prospettiva, è sicuramente una cosa molto bella. E l'amministrazione non ha fatto altro che, come dire, assecondare questi sentimenti e essere al fianco dei cittadini per realizzare queste cose che sono determinanti per consolidare la comunità di Gavello.